Le vette dell'Appennino tra Firenze e Bologna tagliano perfettamente in due la nostra Italia, zizzagando in maniera equidistante tra i nostri due mari. Da una parte potremo ammirare la sconfinata pianura padana e dall'altra le dolci colline toscane e sentire contemporaneamente la risacca dell'Adriatico come quella del Tirreno. Da una parte potremo sentire l'odore dei tortellini in brodo, del ragù e dell'ambrusco, mentre dall'altra quello di bistecca, di cacciucco e di Chianti. E rotolare giù da un versante piuttosto che dall'altro ci porterà comunque alla scoperta di luoghi molto interessanti. Oggi ci stiamo muovendo verso Bologna e voglio farvi conoscere il paese di Vicchio, dove ci troviamo in questo momento, e soprattutto l'azienda L'Unica. I paesaggi della Valle del Mugello, con i loro boschi, torrenti e fiumi, sono una vera e propria opera d'arte della natura stessa. E mai, come nel caso di Vicchio, è vera questa affermazione. Infatti, proprio in questo piccolo comune della zona orientale della Valle del Mugello, sono nati tantissimi artisti, tra questi ricordiamo Cimabue, Giotto e il Beato Angelico. È un'azienda familiare che ormai siamo alla quarta generazione, dà vita proprio a questa dicitura del nominativo L'Unica nel 1980. Questa azienda familiare ha sempre fatto frutta e nell'80 abbiamo creato questa società, io e i miei cognati, dove abbiamo dato come specifica un'impronta importante appunto il marrone e la castagna. In 40 anni abbiamo cercato di ampliare sempre di più il comparto, diciamo, dei conferitori qui del luogo, del Mugello, e ci siamo andati anche, diciamo, fuori in Toscana per le castagne, ma anche fuori regione per poter accaparrare, partire in maniera anticipata o posticipata per tutto quello che è, diciamo, il percorso dell'approvvigionamento del marrone, della castagna, perché il marrone è l'arco dell'Appenninico che è da Arezzo a Bologna, il marrone più o meno si trova solo lì, una manciata ad Arezzo e qualche cosa a Viterbo. A Viterbo, fra l'altro, cosa bella, chiamano i marroni, vengono chiamati non marroni ma fiorentini, proprio perché i medici a suo tempo dettero delle piante alla famiglia Farnese, che era a Caprarola nella zona di Viterbo, e siccome venne proprio portata dai fiorentini, ancora tuttora i produttori li chiamano i fiorentini e non marroni. L'area di Vicchio è popolata fin dai tempi più antichi, ma è nel XIII secolo che Vicchio e tutto il Mugello prendono particolare importanza, perché Firenze decise di costruire qui le sue terre nuove, ovvero delle terre che potevano ostacolare il dominio dei conti ubaldini e prendere di conseguenza il dominio della zona. A Vicchio troviamo molte attrazioni, tra queste ricordiamo la pittoresca Piazza Giotto, dove ovviamente siamo in questo momento, e sulla quale si affaccia la chiesa di San Giovanni Battista del XV secolo dal portico rinascimentale. In questa piazza si affaccia anche Palazzo Pretorio, oggi sede del comune. A poche centinaia di metri dalla piazza principale troviamo il Museo di Arte Sacra e Religiosità Popolare, Beato Angelico, dove al suo interno possiamo trovare molte opere che provengono dalle pievi del Mugello. Questa azienda L'Unica è fortemente legata al territorio, nel senso che nel tempo, grazie, diciamo, anche a dei supporti delle catene dei supermercati, principalmente appunto Coop come interlocutore primario, abbiamo fatto partecipare tante piccole aziende alle produzioni sia orticole che frutticole che castanicole. Dietro questo è proprio sorto un progetto dove abbiamo fatto un PIF, il più importante della Toscana, 8 milioni di euro investiti, con 26 aziende del luogo, dove ci sono appunto all'interno aziende che producono grani, che fanno frutta,
e prodotti ortofrutticoli e castagne e marroni. Imboccando la strada che porta alla campagna, incontriamo il lago di Montelleri, dove siamo adesso, contornato da bellissimi prati su cui ci si può stendere a leggere un buon libro o a gustare un ottimo gelato. Dal centro di Vicchio si diramano i sentieri dei pittori, degli itinerari dedicati agli artisti che nacquero e vissero proprio in queste zone. Parliamo di Giotto, di Cimabue e del Beato Angelico. Il sentiero di Giotto si conclude nella località di Vespignano, dove troviamo proprio la casa in cui visse Giotto, oggi diventata un museo. Mentre il sentiero Cimabue compie un anello attorno al paese attraversando il fiume Sieve, presso il ponte Cimabue, cosiddetto perché qui sarebbe avvenuto l'incontro proprio fra Cimabue e Giotto, col primo che sarebbe poi divenuto il maestro del secondo. Vicchio però offre anche un'interessante varietà di eventi. Il Teatro Giotto ha da sempre un programma molto ricco e in estate si svolgono nel centro città la Fiera Calda, un'allegra festa di paese che mette in mostra cibo e artigianato locale, ed Etnica, un festival di cibo e musica dedicato alle culture del mondo. Vicchio dunque è un luogo in cui arte e paesaggio si fondono per creare un'esperienza unica e indimenticabile. Oggi andremo a scoprire un frutto davvero molto particolare, anzi, due! Castagna è un nome generico che viene utilizzato spesso in maniera impropria per indicare il marrone. Infatti, castagne e marroni sono due frutti effettivamente molto molto simili, ma non sono la stessa cosa. Possiamo definirli cugini. Il castagno è una pianta molto diffusa sin dall'antichità perché il suo frutto effettivamente ha davvero molteplici usi. Pensate che qui in Toscana ce ne sono addirittura degli esemplari monumentali. Il castagno è una presenza così comune inoltre nella storia del paesaggio italiano ed europeo che le sue citazioni sono molteplici nell'opera di molti artisti, dal Decamerone di Boccaccio alle poesie di Carducci e Pascoli ai quadri di Cézanne. L'uso alimentare dei frutti del castagno è citato per la prima volta dagli autori della Grecia antica e successivamente nell'antica Roma, dove Plinio il Vecchio gli dedica lunghi paragrafi. Nel Medioevo la superficie dedicata ai castagneti aumenta ancora e le castagne sono sempre più apprezzate, soprattutto perché nei momenti di crisi possono sostituire il grano come alimento principale. Dal prodotto fresco del marrone vengono fatti anche dei trasformati, un po' proprio per prolungare, per avere proprio la possibilità di poter allungare il periodo del consumo del marrone. Abbiamo fatto delle farine e con le farine poi si ottengono dei prodotti, della pasta ai marroni, noi abbiamo fatto dei cioccolati, dei marroni sciroppati e dei biscotti. Cioè noi siamo sempre fornitori di materie prime, poi questi prodotti ci siamo avvalsi di aziende del territorio toscano molto capaci per fare questo. Castagne e marroni, cibo povero per eccellenza, sono diventate sempre più popolari fino alla metà del Novecento. Da quel momento in poi, purtroppo, la loro coltivazione ha conosciuto un periodo di crisi dovuto a molti fattori, come ad esempio lo spopolamento delle montagne. Ma oggi, per fortuna, stanno tornando ad essere molto apprezzate e tenute sempre più in considerazione. Il loro consumo alimentare, comunque, è sempre stato centrale nella vita di contadini e montanari. Non per nulla la castagna è anche detta il cereale che cresce sull'albero. Castagne e marroni si diversificano per forma e colore. Le castagne, infatti, possono essere fino a 7 all'interno del riccio spinoso protettivo, perché sono un po' più piccole rispetto ai marroni e presentano una forma leggermente più schiacciata. Hanno un colore che si avvicina al marrone intenso. I marroni invece sono un po' più grandi, infatti all'interno del riccio spinoso protettivo ne troviamo soltanto uno. Sono un po' più grossi e tondeggianti e hanno un colore leggermente più chiaro. Anche il palato è in grado di percepire la differenza, infatti la castagna ha un sapore molto più delicato rispetto al sapore del marrone, molto più dolce e deciso. Oggi, come in passato, castagne e marroni sono consumati in una varietà sconfinata di modi,
bollite, arrosto, le famose caldarroste, essiccate o anche sotto forma di farina. In generale, comunque, questi frutti sono un alimento sano e molto nutriente. La castagna, infatti, ha un ottimo contenuto calorico e di fibre. Tutto questo con una bassa percentuale di grassi e un'alta percentuale, invece, di sali minerali molto utili come il potassio, il magnesio, il calcio, lo zolfo e il fosforo. I marroni sono un frutto molto popolare che racconta una storia molto antica tutte le volte che vengono portati sulla nostra tavola. Hanno un alto valore nutrizionale e il loro sapore dolciastro si sposa a meraviglia con tantissimi alimenti. I benefici dei marroni erano famosi già nell'antichità. Non a caso, qua in Toscana, soprattutto nella Valle del Mugello, sono tantissimi i castagneti che incontriamo. I marroni hanno un'alta percentuale di fibre, sali minerali, calorie, ma hanno pochissimi grassi. I marroni e i suoi derivati hanno veramente molteplici usi, tanto da poter essere mangiati sia a colazione che a pranzo che a cena. Ciao, ben ritrovato! Senti, dici un po', ma dove possiamo trovare i vostri prodotti? Ciao Leonora, come ti dicevo appunto, questi prodotti qui si possono trovare in un Coop Firenze come il pomodoro e i succhi di frutta, mentre gli altri sono disponibili qui presso l'azienda. Che tempi di cottura hanno le vostre paste? Le nostre tagliatelle, ecco, devono cuocere 5 minuti per rimanere belle al dente e con una cottura, diciamo, giusta. Qual è l'utilizzo dei marroni che preferisci? Nell'ultimo periodo sono venuti presso di noi qui in azienda tanti chef stellati e con questi prodotti, con le tagliatelle al marrone, hanno fatto veramente tantissime prove, quindi con gli abbinamenti più disparati. Io però, che so fare poco in cucina, ma l'esaltazione di questo prodotto secondo me viene fuori bene, olio d'oliva, parmigiano reggiano e una noce tritata sopra per me è l'ideale. Grazie. Ciao Leonora, ti saluto, spero proprio vivamente di vederti qui in azienda da noi il più presto possibile. E adesso non resta che mettermi ai fornelli. Sono pronta. Oggi vi preparerò delle ottime, spero, tagliatelle con farina di marroni dell'Unica, con funghi, speck, mantecate al taleggio. Vado a prendere la pentola. La pasta è finalmente pronta, non resta altro che impiattarla. È profumatissima, bellissima e ovviamente dal sapore di castagne. Eccola qua, mamma mia che buona. Vediamo se riesco a impiattarla in maniera dignitosa, come si merita questa pasta. Che profumo, che profumo. Guardate che colori bellissimi. Ah. E adesso non mi resta che mangiarla. Buon appetito! Oggi abbiamo visitato il paese di Vicchio di Mugello e le sue campagne, smarrendoci per i suoi bellissimi itinerari e per le sue bellezze artistiche. E passeggiando tra campagne e boschi ci siamo imbattuti proprio nel marrone, un antico frutto prezioso e fondamentale per la nostra alimentazione. In questo viaggio ci hanno accompagnato gli amici dell'Unica, un'azienda a conduzione familiare che ormai da anni si tramanda l'amore per questo frutto. E grazie a loro oggi abbiamo potuto cucinare delle buonissime tagliatelle fatte con la farina di castagne, appunto. Per oggi il nostro viaggio finisce qua, ma torneremo presto tra Firenze e Bologna a scoprire nuovi itinerari, nuove storie, nuovi personaggi e soprattutto ad assaggiare nuovi prodotti. Alla prossima puntata!